Signori, benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Se vi siete persi lo scorso episodio, vi raccomando di andarlo a rivedere. Oddio, un gattino piccolino che sembra Merlino. Cicciottone. Oh, che fai? Questo è il Polar Pro, Non ci provo a toccarlo. Stavo dicendo, andate a vedere lo scorso episodio dove siamo stati a Pisa, Livorno e basta. Ma prima, finite di vedere questo video perché siamo, come vedete, non in un vero e proprio bosco, perché questo è il romitorio di Serelle, che è un posto davvero fichissimo, del 1800 se non sbaglio. Era stato abbandonato ed è stato completamente riammodernato. C'è anche la piscina. Bene signori, ci siamo cambiati, come vedete, bello petto nudo. E adesso stiamo andando alla piscina, perché dopo quella scampagnata che ci siamo fatti, che probabilmente non siamo neanche arrivati in fondo in realtà, è ora di avere un po' di relax. C'era un bel tramonto e allora ho deciso di far volare Lello in un volo che era abbastanza complesso. Questo è quello che è successo. Poi Leonardo ha fatto la più bella ripresa della storia cercando di imitarmi. Gliela mandiamo, regia? Gliela mandiamo? Signori miei, è arrivato il momento di andare a dormire. Domani vado a visitare un posto che fin da quando giocai al videogioco avrei voluto visitare da tantissimo tempo. Presto scoprire di cosa sto parlando. Domani mattina, tra l'altro, con Andrea ci svegliamo all'alba per fare dei video e delle foto, perché stai qua, devi farlo. Non vi spoilerò troppo, però vado anche in un posto abbandonato. Ci vediamo direttamente domani. Bene, buongiorno. Ci siamo svegliati all'alba io e Andrea, però abbiamo avuto una bruttissima notizia perché c'erano nuvole. Probabilmente è stata la scelta più scellerata della mia vita, svegliarmi alle 6 così, senza un motivo. Comunque adesso andiamo nel posto che avevo promesso ieri, ossia Monteriggioni. Bene, dopo la giornata di Lello, volevo venire qui davvero da tanto tempo, perché l'ho giocato, Monteriggioni l'ho giocato, ad Assassin's Creed Brotherhood e ad Assassin's Creed 2, infatti era la residenza della famiglia Auditore da Firenze, nonché sede della cripta degli assassini. Sappiate che però, nonostante Monteriggioni sia un paese davvero piccolo, ha davvero tanto turismo. E poi l'ottima idea che abbiamo avuto è quella di venire qui di domenica. Se vi interessa potete fare anche il giro delle mura della città, costa 3 euro se non sbaglio. Ho ordinato i pisci al vino rosso con ragù di cinta senese. I pisci rossi non l'ho mai mangiati, sembrano dei vermi in effetti. Però sono buoni. Buoni. Allora signori, ho ordinato ricciarielli, che sono un dolce tipico del posto, e passito, che è un vino, e io sono astemio. È dolcissimo però. Buoni, buoni. Beh,
Bene, signori, siamo arrivati all'ultima tappa di questo viaggio, che è l'abbazia abbandonata di San Galgano. Abbandonata mica tanto, perché comunque si paga l'ingresso. Comunque fu abbandonata nel 1474. Dopodiché fu utilizzata anche per vari film, in realtà, tra cui Checco Zalone, Sole a Catinelle e Il paziente inglese. Però prima entriamo. Perché? Perché? Sempre ristrutturazioni ovunque. Qua non c'è. Perché? Bene, signori, ho fatto qualche video cinemello bello con Lello, che rime, signori, che flow. Mi raccomando, non salite sopra la chiesa se avete il drone. Ho chiesto al ragazzo che stava all'entrata, mi ha detto: puoi far volare il drone anche se c'è scritto no fly zone, l'importante è che non vai sopra, perché se cade ammazzi tutti. Mentre io e Andrea rimanevamo giù a far volare il drone, Leonardo e Riccardo sono andati a vedere quella che è la spada nella roccia. Che ne pensi, Leonardo, della spada nella roccia? È un coltellino infilato dentro un sasso grosso così, coperto da un vetro, che probabilmente se il vetro non ci fosse stato qualcuno sarebbe riuscito a toglierla. Leonardo è sempre molto pratico. Il biglietto costa 4 euro. Signori, noi siamo arrivati alla fine di questa 4 giorni. Adesso io vi ricordo di mettere un bel mi piace qua sotto, di iscrivervi al canale, commentare con pelata, e noi ci vediamo sabato prossimo ore 14, sempre qui. Ciao.